Andi. La nostra azienda è un'azienda a conduzione familiare, quindi, e abbiamo 3 dipendenti sostanzialmente che ci aiutano in inverno qua, durante il periodo invernale qua, e durante il periodo estivo in montagna. Montagna? Sì. Noi facciamo la transumanza, cioè ci spostiamo dalla pianura alla montagna e nel periodo estivo e viceversa poi quando arriva il periodo invernale. Abbiamo deciso 15 anni fa di iniziare questo percorso di trasformazione del prodotto in azienda. Ogni giorno viene lavata, ora anche perché l'ermano del Michele dice che essere uno scopeles, arrivare uno scopeles, però cada dia, diariamente sta limpiata come la chiamata da ieri. Anche ed è importante, se c'è un centro di trasformazione, è importante che anche i soci siano informati sulla pulizia dell'acqua. Que si es que hay una asociación, cada asociado, cada beneficiario, cada persona, cada productor sepa de cómo tiene que hacer la limpieza. È difficile perché fa capire, è difficile, ma è più importante tanto per il calcolo della qualità. Allora, cellule somatiche. Cellule somatiche 400.000. Menores? Minore di 400.000. Wow. Oltre non conforme. Oltre non si può vedere. Non si può vedere. Arriva dai 400.000, si può vedere. Carica batterica. Michele va a visitare Bolivia e l'altiplano. Carica batterica, se non mi sbaglio, 300. 300. Qui è intervenuto l'USL, noi siamo molto più bassi, cioè erano alti perché di solito abbiamo un valore tipo 5-6, okay. Ed erano 15 questa volta, però prima di arrivare ai 50... Ne hai voglia. Anche in Marichio, nell'ultimo anno, abbiamo tenuto un problema con la tossina, di ongo, di microongo. Intrecciando e hanno la fascia e 2 piani. Questa è la descrizione. Thank you.
Questo è fatto in montagna, questo qua, fatto in montagna. Invece questo qua, queste formaggelline qua, è il formaggio molto molto semplice. 80-85 di umidità. Entre 80 e 85% di umidità. E sempre deve avere questa umidità o è in un clima más seco e meglio? Noi, allora, nelle grandi latterie, se è tanto umido hai troppa muffa, se è poco umido hai poca muffa, però non va bene, non va bene. No. Perché dice chi è, ma sai che pensare che qui il chieso non lo vendemmo a volte. Se non la vedremo appena. Questa abbiamo. Prima. Entonces, aquí es donde que ven. Vamos un poquito más. Sí. Vamos. Aquí ven prácticamente las hortalizas del invierno, de nuestro invierno. Estos están cultivados aquí para el invierno. En este lugar, porque allá ven vacío, porque el Francisco cultivó las variedades, las hortalizas del verano. Entonces, aquí, ¿qué hay? De arbusto. Sí, sí. Aquí la. Lo que hizo es simplemente cultivar sin abonos, sin fertilizantes, sin nada, simplemente con tierra. Sì. In realtà questi segni gialli che vedete non sono delle carenze, ma sono delle batteriosi dovute a un periodo terribile che abbiamo avuto. È un mese che piove di continuo e quindi in realtà queste piante si sono ammalate non per una loro debolezza. E poi è nato questo ulteriore progetto che vi